Un altro importante argomento trattato alla nostra conferenza stampa ha riguardato l'organismo dei consulenti finanziari, recentemente introdotto in Italia in questa veste con la legge di stabilità. Intanto perché la modifica del testo unico conferma l'attribuzione della vigilanza a questo organismo e quindi ne eleva sostanzialmente il rango da albo a organismo. Questo è importante perché ci sarà un'unica casa della consulenza, dove ovviamente sono già presenti gli attuali consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede ed altri operatori che svolgono attività di consulenza. L'attività di vigilanza è un elemento importante di caratterizzazione su cui noi abbiamo speso molte risorse e molto impegno nel corso degli anni scorsi e che vediamo oggi effettivamente riconosciuta. Ci sono solo alcune perplessità che riguardano gli aspetti organizzativi dell'organismo, sui quali torneremo nelle prossime settimane, e anche la possibilità che gli stessi operatori, anche altri operatori iscritti all'albo possono effettuare l'offerta fuori sede. In ogni caso, un passaggio importante di evoluzione e di valorizzazione della nostra figura professionale.